da soli. Che paura. Non so le lettere. L. Ah, ecco di dietro. L, 6 e 7. Il buon Luca è tornato. Il buon Luca. Perché fai così? Il buon Luca. No? Il buon... Il cattivo. No. Quello lo spero. Luca è tornato. Neanche il tempo di mettere i piedi in casa, che siamo subito usciti. Yes. Siamo venuti al cinema, guardiamo... Speak No Evil. Ok, io ho un problema con i titoli, li dimentico subito. Infatti quando metto qualcosa magari in televisione, Luca mi dice cosa stai guardando e io non lo so mai. Beh, il problema che l'hai appena messo, quindi quello è molto grave. Lo cancello subito. Comunque è un horror. È un horror? È un horror, sì. Nella categoria horror. Ah, pensavo un thriller. No, ho visto horror. Ah. Poi controllo, poi ricontrollo. E la sala è vuota, quindi sarà ancora più spaventoso. Però presto, siamo un po' in anticipo. Sì. Però l'idea c'ho la voglia di popcorn. Però l'idea che non ci sarà molta gente. Vabbè, è uscito da un po', credo. È uscito da un po', siamo in mezzo alla settimana. Sì. E l'ultimo episodio. Le scuole. Sì, è tardi, quindi secondo me avremo una saletta privata. Meglio. Che paura. Invece a me fa più paura. E la cosa curiosa di questo film è che, allora, dal trailer ci sembra molto interessante. Ho visto qualche recensione ed era positiva. L'unica cosa strana è che hanno rifatto un film che avevano fatto nel 2022, solo due anni fa. Noi non l'abbiamo visto, quello del 2022. Io ho scoperto che esiste adesso che dovevamo venire a vedere questo. Quindi magari poi per curiosità potremmo anche... Ho visto, tu hai detto, quel trailer, mezzo trailer, era molto simile, praticamente uguale, identico. Sarei curiosa adesso di rivederlo, questo. Cioè di vederlo le scene, dopo. Le scene erano praticamente le stesse, vedevo. Ah, vorrei vederlo dopo. Infatti dopo mi ha fatto questo. Una strana, perché erano proprio gli stessi gesti, tutto quanto. Però con attori diversi. Sì. L'attore protagonista, adesso non mi ricordo il nome. Non lo so. Di questa versione del 2024 mi piace tantissimo, è molto bravo. Abbiamo visto diversi film interpretati da lui ed è veramente eccezionale, quindi secondo me stasera ci piacerà la sua interpretazione e le parti così un po' folli, pazze, gli riescono bene. Ti copre perfettamente. Questa testa nera. Torni, metti un po' più giù per favore. Com'è stato ieri il film? Bello. Anche a me è piaciuto tantissimo. Ma è bravo a recitare quell'attore. È proprio bravo. E qua aveva un ruolo comunque difficile da comunque, interpretare. Quel genere, nel senso che recita un po' da pazzo. Sì, sì, gli si addice bene. Anche, non so chi fosse l'attrice che ha interpretato la compagna. Sì. Anche lei è molto brava. Sì. Molto brava. E secondo me le parti dei... cattivi, diciamo, tra virgolette, sono un po' più quelle più difficili da interpretare, anche magari quelle meno istintive, perché comunque l'altra coppia, la paura è un po' più istintiva, invece essere così non è facile. Comunque ve lo consiglio questo film, se vi capita guardatelo, perché è molto bello. A me ha tenuto incollata allo schermo dall'inizio alla fine e sono contenta di essere ritornata al cinema dopo tanto tempo con un film così bello. Sì. Sono proprio contenta. Comunque, adesso noi andiamo a fare la spesa. Ho guardato... Che fortuna! Sì, sapete che a noi non piace molto. E comunque ho guardato Non andiamo a fare la spesa da 20 giorni. Beh, dai. Da parecchio. Questo è tutto merito dell'orto. A breve. Sì, ormai. Questi intervalli così lunghi saranno molto difficili da raggiungere. Sì, che ho messo molto in congelatore, però l'abbondanza dell'orto estivo è imparagonabile. Comunque, andiamo appunto a fare la spesa. Cos'è stato questo là? Gli piace la grattata lì dall'orecchio. E visto che mi chiedete spesso di fare lo svuota la spesa, oggi lo facciamo, anche se vi avviso,
Compriamo sempre le stesse cose. A me sembra di più o comprare meno, le stesse sì. cose. Comunque è da tanto che non lo faccio, quindi Ci vi sta. faccio vedere volentieri cosa prendiamo. Che mi guardavi tutto il tempo con un musetto dolcissimo. Vai piccola, allora. Voi volete sempre mangiare, ma com'è possibile? Com'è possibile? Non so se prima sentivate i loro miagoli in sottofondo, miagolano così quando vogliono la bustina, ma hanno già la vaschetta piena di crocchette e la bustina mattutina l'hanno già avuta. Presto per quella serale. E lo passo a Luca che mi dà una mano a sistemare. Poi abbiamo preso il gran bauletto, questo. Aspetta, forse ho messo la videocamera un po'. Vi ho messi troppo lontani. Aspettate che vi avvicino meglio. Allora, ho preso il gran bauletto, quello con le feste spesse, vedete? Poi due pacchi di farina, sempre la solita, tipo 1. Ok, poi tra l'altro se vedete spuntare un po' di fieno è perché del tutto normale. sì, perché in macchina abbiamo fatto la spesa anche per le capre, quindi avevamo anche il fieno. Poi due pacchi di mele, sapete che qua anche se ne abbiamo tante nostre non bastano mai perché cani, capre, galline mangiano tutti mele. Poi delle banane, adesso ce ne mangiamo un pezzetto, queste sono belle mature come piacciono a noi nonna. Poi delle pesche e un avocado bello maturo. Peccato che da noi non si può mettere l'albero. Eh sì, peccato, da noi ho non guardato viene. lo scorso giorno un sito dove vendono alberi così, ho guardato avocado, papaya e mango. Ma da noi c'è troppo freddo. Allora, primo sacchetto andato. Passaci il secondo. Questo? Cosa vi devo far vedere? Abbiamo, da oggi abbiamo ricominciato a prendere le patate perché abbiamo finito le nostre. Cioè, o meglio, delle nostre sono rimaste solo le patate rosse e qualche patata viola. Quelle normali ce le siamo sgraffignate tutte. Ne dobbiamo mettere di più. Sì, ma diciamo che per la quantità di patate che mangiamo noi ci vorrebbe un campo enorme. Poi, Scottex, questo è quello che piace a Luca, che dura di È troppo piccolo, bisogna prendere quello più grande. Però... Vai giù, vai giù, vai giù. Però ha voluto quello lì, vabbè. Carta igienica. Perché Luca non lo usa. È vero. Lo usiamo io e la nonna. Poi, pasta, spaghettini. Altra pasta. Cosa sono questi? Fusilli, ecco, non veniva il nome. Fusilli. Poi, ecco, qua c'è un pochino di fieno. Non fa parte però della nostra spesa, riso arborio, zucchero di canna, quello che piace a me e alla nonna, che mette a fuoco, sì. Poi la pasta che piace a me e alla nonna, abbiamo gusti molto simili, le nostre ricciutelle. Poi, due pacchi, cosa ho preso? Uno scontrino, aspettate che non c'entra niente.
attenta che ce la fai. Stavo per colpire la nonna, attenta che ho le mani di burro oggi. Due pacchi di fette integrali, fette biscottate. Queste piacciono molto anche alle capre e ai cani, oltre che a noi. E secondo sacchetto è andato. E Luca camare. Bello forte. Allora, poi biscottini preferiti della nonna, giusto? Ah, poi altra nota dolente. Questa è la spesa delle note dolenti. Allora, abbiamo ricomprato le nostre prime uova dopo tantissimo tempo, perché con l'arrivo di questo freddo improvviso le galline hanno non proprio smesso di fare uova, ma hanno rallentato in un modo sì, tanto assurdo. Ne fanno una ogni... Una ogni due giorni? Anche tre. Sì. Insomma, e non riuscivo più ad andare avanti solo con le nostre uova. Ne abbiamo prese un po' per sicurezza, poi magari le galline riprendono queste. In più abbiamo preso anche un misto proteico per le galline. Sì, che ci hanno consigliato. Sì, da aggiungere, diciamo, al classico mangime. E sempre per le galline abbiamo preso, anche che dovevamo prendere da un sacco di tempo, l'aceto di mele. Poi ho preso il detersivo per i pavimenti. E poi c'è un bel po' di latte, non ve lo faccio vedere tutto perché ce n'è parecchio, cioè anche in altri sacchetti. Qua comunque abbiamo finito, resta solo il latte. Poi altri fusilli, che è la pasta che piace a Luca e a noi un po' meno. Se ne sono figlioli. A Luca piace la pasta così gigante che ci mette mezz'ora a cuocere, che resta sempre al dente. A me la nonna, quella che cuoce subito, diventa la morbida. Bucatini. Hanno gli spaghettini, quelli tipo i capellini, no? Mamma quelli fini. Acqua della nonnina, dopo la sistemiamo, la lasciamo. Con la pasta piccola è impossibile che sia al dente. È per questo che ci piace. A me piace la pasta al dente. A noi piace quella proprio perché è impossibile che sia al dente. Poi vabbè, altro latte, caffè, questo lo faccio vedere sempre. Proprio ci piace tantissimo. E poi Luca in questo periodo va di Nutella. Va di Nutella. Purtroppo non ha trovato il gelato alla Nutella. Sì. Avete presente quello che è uscito quest'anno? L'abbiamo assaggiato, a Luca piace tantissimo. Io invece l'ho trovato buono, ma troppo pesante. Dopo due cucchiai per me, troppo. Invece Luca non ha questo problema. Come dura una giornata? Poi dice altro latte, quindi niente. Poi passiamo all'altro sacchetto. Un po' di pan grattato, che non basta mai. Poi, un succo di frutta, ai frutti di bosco. Poi, altro caffè, che vi ho già fatto vedere. Ah, oggi mi sono presa, ogni tanto ritorno. Queste acque che mi piacciono molto, così, non è che siano essenziali, però sono sfiziosette. Insomma, per bere un po' di più, che adesso che il caldo non c'è più... questa è quella che pubblicizza sempre quello che conduce reazione a catena. La pubblicità sempre mi ha fatto tornare voglia. Comunque, vittima del marketing. Poi, un sacco di... questo cosa ha preso oggi Luca? Oh mamma mia, che sbaglio sempre tra parmigiano e grana padano. Mamma mia. C'è scritto? Non capisco qual è. Lo sbaglio sempre e poi nei commenti mi gridano. Boh, questo c'è scritto solo formaggio stagionato. Vabbè, comunque questo della Birag che ci piace tanto, ne abbiamo preso un bel po'. Comunque siamo durati poco, lo sapete, col pezzo intero, lo sappiamo, conviene, però io non ho voglia di grattugiarlo. Luca si era promesso di grattugiarlo quando l'aveva comprato, ma poi alla fine chi doveva grattugiarlo io ho detto basta, ritorniamo alle butte. Poi questo cioccolato al cocco, sapete che ci piace tantissimo. Poi ho preso lo skir ai mirtilli, poi vediamo altro formaggio grattugiato, così non facciamo errori.
poi Luca, visto sempre 5, mai 4. Ah sì, 3, 5, 6, 4, se no. Ma questo è per chi mi segue da tanto, ma dovrei fare un video solo sulle mie manie e ossessioni. Comunque, visto che non ha trovato il gelato alla Nutella, ha preso il barattolino al cioccolato, per me la nonna niente gelato perché è venuto il freddo e non abbiamo voglia. Oh no, nonna, per noi è passato il tempo di gelati. Poi, mozzarelle e crescenza. Ti ho ripreso i formaggini per la minestrina, che non ti riprendevo da una vita. Ho ripreso i formaggini per la minestrina, così stasera te lo metto. Della, questa poverina tutte le volte viene insultata, della panna da cucina, la faccio vedere rapidamente. Trauma, camale. ma per un pranzo veloce è molto comoda. Poi ho preso questi che non ho mai provato, yogurt colato. Questo col lampone e anche questo col lampone. Nonna, questi qua non li abbiamo mai provati, no. Vero? Poi ho preso questo che piace tantissimo a Luca, yogurt vipiteno al cocco, veramente molto buono, confermo, piace anche a me. Poi ho preso della ricotta, della pasta sfoglia rotonda, che questa serve sempre per un pranzo improvvisato veloce. E poi questi due cioccolati qua, sempre della Ritter. E poi abbiamo finito, amore? Sì. Manca solo, fai vedere le sabbiette, che compriamo sempre quelle. Che... Con l'arancio? No, pentalo. Si vede? Ok, noi prendiamo sempre questa, agglomerante, costa poco, funziona bene ed è perfetta. Bene, adesso dobbiamo sistemare tutto. Tutto a posto. Tutto a posto, così. Magari nonna. Quanto abbiamo speso secondo te? 130, 140. Perfetta! Luca, la nonna ha indovinato la cifra esatta! 130! Indovinato! Volevo concludere il video dicendovi che nella spesa che abbiamo fatto oggi non avete visto verdure perché l'orto per fortuna continua a regalarci della verdura, certo non ne stiamo raccogliendo tanta come nei mesi passati, però comunque continuiamo a raccoglierne e quindi fino a quando posso utilizzo solamente la nostra verdura. E non avete visto neanche carne perché la compriamo a volte anche al Conad, ci capita, però se riusciamo preferiamo comprarla nella macelleria del paese. E stavo pensando magari la prossima volta, se riesco, dipende dal giorno in cui la prendiamo, volevo farvi vedere anche come la sistemo, perché siccome noi non ne mangiamo tantissima, però l'avete capito ormai dai nostri video, non adoriamo fare la spesa, ne prendiamo un po', me la sistemo subito e la congelo. Infatti ho ancora della carne dall'ultima spesa che abbiamo fatto in congelatore. Quindi insomma ancora per un po' riusciamo ad andare avanti tranquillamente. Comunque se riesco poi vi faccio vedere come mi sistemo tutto quanto in modo da essere comoda. E niente, questa è stata la nostra spesa, speriamo che duri, amore mio, il più possibile.
possibile. No, un mese no, però comunque in genere 2 settimane ci dura sempre. Sì. 2 settimane ce la facciamo. E d'estate, come vi dicevo prima, i tempi si allungano perché riusciamo a raccogliere tanto dall'orto. Poi quest'anno l'estate, vabbè, l'abbiamo vista di sfuggita, perché è arrivata tardi, se n'è andata in fretta, siamo passati dall'estate all'inverno tra un po', quindi vabbè. Però appunto d'estate riusciamo... l'anno scorso riuscivamo a fare spesa anche di un mese, ti ricordi? Sì, 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 sì. Quest'anno ci siamo impegnati un po' meno, devo dire. Abbiamo massimo 20 giorni, qualcosina in più, però un mese no, vabbè. Comunque, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto un po' di compagnia. Come sempre vi ringrazio con tutto il cuore per essere stati con noi, vi mandiamo... Arriva anche Luca. Ma prima o poi mi cappotto veramente. Sì, per me che c'è il divano, almeno cadi sul morbido. Aspetta che pongo gli occhiali. Bene, vi mandiamo un bacio grandissimo. E ci vediamo al prossimo video.